Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Che giornata, eh? Tra oggi e ieri sono successe delle robe veramente assurde, incredibili. Non si può neanche dormire la notte per starci dietro a tutte queste. E cioè, non so nemmeno come commentare, perché è una di quelle situazioni che non puoi prevedere. Quelle situazioni veramente da cigno nero, no? Che uno magari si prepara, fa le sue analisi, prende le sue posizioni, poi succedono cose assolutamente unexpected e ti ribaltano completamente il tavolo. Questo è quello che è successo in primis sullo stock market, se state seguendo un po' le situazioni di quella rivolta di Reddit, chiamiamola, contro i grossi hedge fund che avevano shortato diverse stocks, sono state prese di mira proprio da alcuni Redditor che hanno fatto analisi, tra l'altro, dove esponevano il fatto che c'era una notevole asimmetria della pressione in short e questo proponeva uno scenario, quello di short squeeze, che sono riusciti a esploitare, che sono riusciti a sfruttare proprio per creare dei pump incredibili. Uno dopo l'altro, alcune stocks infatti sono state oggetto di questi clamorosi pump che hanno fatto storia di fatto. Io credo che se ne parlerà in futuro di questo evento, perché è un qualcosa veramente di inaspettato. Sono quelle cose che appunto uno non può prevedere, non si può immaginare, ma poi succedono e cambiano completamente il modo di vedere le cose e anche la storia stessa, secondo me, anche perché adesso è stato esposto il discorso comunque degli hedge fund che hanno sempre il coltello dalla parte del manico, che loro possono manipolare i retail, no, insomma, ci sono dei temi di discussione che sono emersi grazie a questo fatto e insomma sono situazioni dalle quali non si torna indietro. Sono curioso di vedere come di fatto il tutto si completerà, come ritorneranno a calmarsi le acque. Detto questo, tornando invece alla nostra piccola piazza delle cripto, che piccola non è perché ultimamente si è parlato molto anche di cripto, questo fatto ha generato numerosi spettatori anche per il mercato cripto, partendo dalla mitica meme coin Dogecoin, che quando meno te l'aspetti lei pompa. Infatti qualcuno giustamente mi aveva detto in passato, e io non l'ho mai ascoltato perché sono troppo cauto, sono troppo poco gambler, dovrei iniziare ad esserlo, mi diceva giustamente: guarda il grafico di Dogecoin, com'è bello e facilmente leggibile. Adesso appena me lo carica lo mostro anche a voi, eccolo. Praticamente lui se ne sta bello piatto. Adesso qui su Binance forse non c'è abbastanza storico per farvelo vedere, però fatemi prendere magari un exchange che ha un pelino più di storico, tipo Bittrex, che è da secoli che è attivo. E praticamente Dogecoin è sempre piatta morente lì che sembra che non combini nulla, però ogni tanto fa dei pump mostruosi. In realtà, ecco, anche su Bittrex qua non c'è abbastanza storico in dollari, vabbè, peccato. Vi volevo far vedere che in realtà ha un pattern abbastanza che si ripete, che tende a ripetersi. Vediamo se riusciamo magari con la coppia in BTC ad avere un pelino più di storico. No, niente. Comunque ci sono dei pump e qualcuno mi diceva: tu basta che te ne tieni lì una sommetta, quando lui si appiattisce, non fa movimenti, prima o poi il pump lo fa, perché ogni 6 mesi, un anno, qualche pump viene fatto e di fatto finora è stato sempre così. Ciò che ha generato il pump di questa notte, perché di fatto è avvenuto appunto a cavallo della notte, è stato il fatto che appunto sul subreddit Wall Street Bets, che è quello stato al centro di tutto questo hype, di tutta questa follia, lasciatemi dire, di short squeeze, di pump di azioni, è accaduto che è stato nominato poi anche Dogecoin. E sostanzialmente è stato nominato quasi per scherzo. Adesso in realtà qua vi avevo tenuto davanti un post di Justin Sun, che ovviamente non ha perso occasione per shillare il suo TR. RX, si è infilato dentro al subreddit anche lui, ha iniziato a dire: io ci sono, io sono dalla vostra parte, e ha menzionato Tron a destra e a sinistra, infatti ha fatto pompare anche quello. Però vabbè, lasciamo perdere. No, quello che vi volevo far vedere, ecco, anche su Twitter poi ci sono dei profili che non si capisce se siano associati o meno, questo mi pare di no, USB Chairman al subreddit, però sta di fatto che prende il nome del subreddit e ne porta la voce su Twitter. E ha 1 milione di
esplosione di follower, cresciuti velocissimo, infatti fa un po' di pump and dump vari in giro. E l'ultimo, quello sulle cripto, è stato proprio su Dogecoin, perché stanotte ha twittato parecchie volte riguardo a Dogecoin. Se andate a vedere un po' la sua timeline lo vedete, e di fatto è stato a cavallo di questi tweet, che poi sono rimbalzati anche sul subreddit ovviamente, che Dogecoin è pompato. Stamattina ho ricevuto molti messaggi da voi che mi avete chiesto: ma vale la pena comprare Dogecoin? Ecco, allora io mi permetto di dire subito una cosa, ovvero che quando si verificano questi pump fuori controllo, totalmente, insomma, nonsense, non vale la pena cavalcarli dopo che ci sono stati, nel senso, o uno lo becca proprio sul nascere perché magari ha letto il tweet nel minuto in cui è saltato fuori, come è accaduto stamattina quando Elon Musk ha cambiato la bio, no, del suo profilo Twitter aggiungendoci Bitcoin. Entrando subito all'inizio si riesce comunque a cavalcare una parte di pump, e lì, volendo, con un approccio da gambler, ovvero di minimizzare il size e tagliare le perdite, non fare all-in assolutamente, ci può stare, perché è una di quelle situazioni dove c'è un upside potenziale, quindi un guadagno potenziale decisamente alto. Chissà, ci possono essere dei pump anche importanti, 10% è già un ottimo risultato. Però una volta che il pump c'è stato, quindi dopo la prima ondata rialzista che giunge al termine, solitamente si vede quando inizia la fase di svendita, caspita, lì diventa veramente un lancio di una moneta entrare su Dogecoin o su quell'asset che ha pompato. Perché? Perché, insomma, capite bene anche voi che non si sa quanto dura un pump, non si sa quando inizia il dump conseguente, e quindi ci si espone veramente a un rischio che non ne vale la pena, diventa veramente un testo a croce. Non c'è più in questo caso il rischio rendimento asimmetrico che c'è magari all'inizio del pump, proprio perché si parte, insomma, come si dice, il pump parte, non sai dove arriva, puoi limitare le perdite e hai assolutamente un edge, si dice, statistico, ovvero una possibilità di, appunto, limitando le perdite, avere un guadagno notevole. In quel caso lì tu non sai molto bene in che direzione si andrà, e quindi diventa veramente una grossissima scommessa. Insomma, il discorso è proprio quello: non bisogna buttarsi dentro alla cieca dopo un pump, quindi né adesso, né stamattina, né una volta che appunto l'ondata si è completata. Che altro dire? Beh, Bitcoin, come vi ho anticipato poco fa, ha avuto i riflettori puntati addosso proprio grazie al fatto che Elon Musk ha cambiato la sua bio su Twitter, come basta poco per manipolare le cose. Viviamo in un periodo dove c'è un clima di che basta un niente, cioè sono tutti pronti a fare i gambler sui vari mercati, sembra che il casino sia spostato lì. E il buon vecchio Elon Musk probabilmente ne avrà anche approfittato, me lo auguro per lui, perché caspita, hai il potere con un tweet, neanche con un tweet, con il cambio della tua descrizione del profilo Twitter, di far pompare Bitcoin in questo modo. Te ne compri qualcuno prima, poi fai l'operazione e via, tac, il guadagno più facile che ci sia mai stato. Al di là di tutto, Elon Musk, assieme al cambio della bio sul suo profilo, ha scritto questa frase, che l'ho riportata anche nel titolo di questo live su Twitch: in retrospect it was inevitable, il che significa che, visto col senno di poi, era inevitabile. Che è un ragionamento che è interessante, perché tutto quello che è accaduto, no, per quanto riguarda lo stock market, per quanto riguarda i mercati, e magari per quello che accadrà anche sulle cripto, è difficile da immaginare prima. Però quando accade, dopo che è accaduto, tu dici: caspita, per forza prima o poi doveva andare così. Sono quelle situazioni in cui, quando non hai chiaro l'esito, non riesci a immaginartelo, ma quando poi lo vedi capisci che doveva andare per forza così. È una riflessione interessante, e chissà se anche Bitcoin e le cripto finiranno in questo modo, ovvero noi, cioè molti di noi, si stanno chiedendo: caspita, ma il sistema delle valute fiat non può funzionare per sempre, questo sistema che pompa lo stock market non può stare in piedi per sempre. Però finora continua ad andare avanti, no? Quindi sembra che sia una cosa destinata a durare.
Chissà se prima o poi accadrà davvero quel cigno nero, quel fatto che lo fa in qualche modo implodere e allora diremo, caspita, doveva per forza succedere. Non lo so, è una riflessione interessante. Al di là di questo, prima di passare alle vostre domande, perché il nostro live funziona sempre così, adesso vi faccio una carrellata, no? un piccolo monologo noiosissimo introduttivo dove vi mostro un po' quello che è accaduto e le novità interessanti, poi passo la parola a voi e poi infine osserviamo un po' di grafici, perché anche quelli, nonostante oggi siamo in piena follia, vale sempre la pena esaminarli, soprattutto per vedere come reagire, no, a questa situazione, che oggi sono vestito di rosso, ma di rosso ci sono solo le coppie alt BTC. Le ultime due cose che vi volevo dire, vabbè, a parte che questa frase è stata anche inclusa nella blockchain, guardate, in questa transazione da qualcuno, cioè belle anche queste cose dei bitcoiner che includono nella blockchain riflessioni, frasi interessanti, come l'ultima presa dalla Bibbia, vabbè, questa era giusto una curiosità, un piccolo easter egg. Poi su FTX, che il nostro Sam di FTX non perde neanche lui occasione per capitalizzare sulla FOMO della gente, ha aggiunto alle coppie di trading sull'exchange tutte le stocks di Wall Street Bets. Abbiamo AMC, BlackBerry, GameStop e Nokia, e in più ha aggiunto anche un indice VSB dove ci ha fatto il future che scade a marzo 2021, che sostanzialmente, vedete, le pesa un po' tutte. In sostanza è un indice che contiene, con un peso proporzionale al prezzo, se non ho capito male, a una media ponderata del prezzo delle singole stocks, tutti questi asset inclusi in un unico indice, per la serie speculare sull'andamento delle stocks scillate su Wall Street Bets. Che dire, a vostro rischio e pericolo, ovviamente, non vuole assolutamente essere un incentivo a usarlo, vi faccio solo vedere che esiste, perché può essere divertente. Poi, tornando un po' più seri, nel senso, una notizia magari di un giorno, un paio di giorni prima, però di rilevanza fondamentale che secondo me non è trascurabile, è una partnership che Reddit ha fatto con la Ethereum Foundation. Potrebbe essere interessante questo per Ethereum soprattutto, perché Reddit ha stretto questa alleanza con lo scopo di accelerare la scalabilità della blockchain Ethereum, che è il suo problema principale, ok? Non ho capito bene come, perché non è spiegato, semplicemente, tuttavia hanno detto che mettono a disposizione un team addirittura, contenente anche sviluppatori, tra le varie cose, con l'obiettivo proprio di lavorare sulla scalabilità per creare dei cosiddetti community points, che sapete che Reddit si basa molto, no, sul concetto di community, sul rewarding degli utenti stessi, e quindi vuole creare questi community points che siano tokenizzati e che siano gestiti dalla blockchain Ethereum. È molto interessante come tema, perché è una nuova applicazione concreta di Ethereum, soprattutto utilizzata su un social network che ha non so quante decine di milioni di utenti, quindi non mi sembra assolutamente poco. E poi la notizia che ormai vi ho oscillato dappertutto, che il nostro sindaco bull preferito Francis Suarez della città di Miami continua a spingere per la sua municipalità Bitcoin, addirittura caricando sul sito governativo della municipalità di Miami il white paper di Bitcoin, con un commento interessante che fa vedere quanto lui sia favorevole a costruire un terreno fertile per l'adozione, l'accettazione e lo sviluppo soprattutto di un'infrastruttura che possa favorire la crescita dell'ecosistema cripto. Molto bene, io spero davvero che persone come lui diano l'esempio e si diffonda questa, non voglio chiamarla moda, ma questo trend, ecco, di voler cercare di far crescere un ecosistema che ha un potenziale veramente importante. Poi, ultima cosa, passiamo a voi, visto che so che molti di voi utilizzano PrimeXBT per speculare in vario modo, incluso me, ha fatto una partnership con Paxful, che vi ho parlato anche di Paxful, non so, forse due anni fa, un anno fa, che in sostanza adesso vi permette tramite Paxful di caricare l'account di PrimeXBT in euro, ok? Quindi rimane sempre non KYC e tutto quanto, però tramite Paxful voi potete, in maniera molto semplice, perché se voi andate
fate sull'account deposit, oltre ai metodi già presenti in passato, trovate Paxful, che vedete se cliccate buy vi reindirizza al widget di Paxful, e in tutti i metodi di pagamento accettati su Paxful stesso potete utilizzarli proprio per caricare il vostro account su PrimeXBT. È una cosa rapidissima, ci vuole veramente poco tempo. Per chi non sa di cosa sto parlando, ho fatto un po' di video su PrimeXBT, che magari ve ne lascio uno qua su YouTube per chi ci guarderà dopo come link, altrimenti basta che li cerchiate e li trovate direttamente sul mio account. Io li uso, li usavo soprattutto, ma adesso sto ricominciando un po' a giochicchiarci, per fare trading sul Forex con collaterale Bitcoin. È molto comodo perché ci sono fee molto basse, la liquidità è buona, spread molto bassi, quindi insomma mi ci divertivo abbastanza a fare il gambler lì sopra. Bene, ora che ho finito il mio monologo, passo finalmente la parola a voi e vediamo che cosa avete da dire, che cosa avete da chiedere. Allora, vedo che siete già carichissimi al punto tale che mi si è tagliata una parte di chat, avete scritto troppo. I like my Doge, qualcuno scrive. In effetti ha regalato molte gioie Dogecoin, secondo me, oggi. Aspetta Luca, puoi ripetere da capo che avevo la lavatrice accesa? No, adesso te lo riguardi in differita. Buonasera Luca, hai fatto un tutorial per gestire gli ordini su Kraken? Non mi è molto chiaro. Guarda, Kraken forse è l'unico exchange che non ho ancora recensito di quelli big, diciamo, perché non l'ho mai usato, sai. Non che non sia buono, anzi so per certo che è un ottimo exchange di cui ci si può fidare ciecamente, però non l'ho mai usato, quindi dovrei prima farci un po' di pratica prima di fare un video. Vediamo. Ciao Luca, sempre sul pezzo, cosa ne pensi di Reef Finance? Allora, Reef Finance lo devo ancora approfondire, però l'avevo farmato al tempo e dumpato pure, e mi pareva un progetto di DeFi su Polkadot, se non erro, con lo scopo di andare a permettere il farming non limitato a una sola chain, ma a più chain. Come progetto mi sembrava promettente e interessante, dico la verità, però non ho più seguito gli sviluppi, quindi non ve lo so dire esattamente. A proposito di farming, adesso non voglio annoiare troppo con gli update e le novità, ma AlphaOmor, non so se lo seguite, che è una piattaforma interessante di DeFi che permette di farmare in leva, dopo domani andrà live con la versione 2. Ci sono i pool sulle stablecoin appoggiati a Curve che permetteranno di farmare in leva 9 per addirittura. Pensate voi che follia. Ciao Luca, una domanda sullo short di copertura, che tra l'altro ho dovuto chiudere oggi, perché ecco un'altra cosa che tratteremo magari durante l'analisi è il fatto che in una situazione come quella di oggi, totalmente imprevedibile, ingestibile, le analisi vanno completamente a farsi benedire, ve ne sarete accorti immagino, però uno sta lì a costruirsi la posizione con la copertura, una cosa e l'altra, poi ti arrivano ste robe che scatenano un putiferio e caspita, lì diventa veramente, cioè si introduce una componente caotica non indifferente e le analisi passano assolutamente in secondo piano in scenari del genere, motivo per cui ho chiuso buona parte della mia copertura short, non tutta perché appunto è una copertura, se fossi stato short naked, ovvero solo short, avrei senz'altro chiuso tutto e piuttosto sarei rimasto in USDT, però una copertura alla fine ci sta, non è certo quello che va a cambiare la mia posizione. Comunque, come ti comporti con il prezzo che è diverso da quello del mercato spot perpetual? Cerchi gli stessi pattern nel nuovo grafico, entri a mercato o altro? Allora, se tu intendi sui futures, perché di fatto hanno un prezzo effettivamente diverso, cioè un po' più alto di solito dallo spot e dai perpetual, io non guardo il prezzo del future, io guardo sul grafico e sostanzialmente quando il grafico del perp solitamente mi va a creare quel setup da short di copertura, io lo apro, basta, tutto lì, con molta ignoranza. Dunque, qua mi salta tutto, state scrivendo troppo. Andrebbe holdata sempre una scorata di Doge. è vero. Allora, dove siamo finiti? Prova Hotbit, qualcuno consiglia Hotbit, non lo so. Non l'ho mai provato neanch'io. Grazie per i contenuti che posti. Volevo chiederti se conosci il progetto Marlin. Sembra molto interessante, volevo un tuo parere. Marlin, parentesi comp. No, non lo conosco.
Non lo conosco proprio. Che è? Sempre DeFi? Non so, dimmi di più, dai, incuriosiscici. Justin Sun, lo shillatore supremo, esatto. Doge BTC su Poloniex. Sì, ho visto che molti hanno listato Doge oggi, anche crypto.com, mi pare. Ciao Luke, gasatissimo. Riguardo Nexo, potrebbe essere una buona strategia chiedere un prestito a 5-9 di interessi per poi investirlo in Celsius e guadagnare il 14. E dunque, attenzione però al tasso che ti chiede il tasso di interesse sul prestito, perché magari devi avere una certa quantità di Nexo per avere il tasso più vantaggioso e devi avere una certa dimensione il prestito, perché anche lì dipende. Credo che più il prestito sia grande e forse più il tasso di interesse incrementa. Ci sono delle sorte di livelli, di fasce, quindi attenzione a tutti a guardare bene i termini, perché in effetti altrimenti sarebbe troppo bello se ci fosse la possibilità di fare arbitraggi del genere. Ciao Luke, puoi darmi un parere su DNT e Sia Coin? Oddio, non ne cioè Sia Coin lo conosco perché ci avevo speculato nel 2017. DNT in realtà non lo conosco, però ti dico, sono due co cioè due coin. Sia Coin in particolare, boh, ha lasciato un po' perdere, secondo me, non so, non è più molto chiacchierata, non se ne dice più niente. È una di quelle tante altcoin che sono un po' nate morte lì, secondo me. Poi non so, magari il progetto sta andando avanti e io non lo so, però mi sembra che non sia al centro dell'attenzione neanche quello che fa, che è lo storage dei dati, se non erro, decentralizzato. Io ho imparato un po' a lasciar perdere la maggioranza delle altcoin, a meno di quelle proprio di quei settori dove ci vedi un'applicazione concreta. Ciao Luke, conviene collegare Ledger a Binance Chain Wallet o comunque a qualsiasi wallet desktop? Se sì, quali sono i vantaggi? Ma guarda, io ti dico, Ledger te lo puoi tenere così com'è, se poi lo devi usare, ad esempio, con PancakeSwap, me ne viene in mente uno a caso, allora sì, ha senso magari usare MetaMask e collegarlo alla Binance Chain, però altrimenti meno lo colleghi in giro e meglio è. Ciao Luca, ti seguo da sempre, ma è la prima volta che ti scrivo. Bravo, complimenti, così si fa, bisogna essere attivi, scrivi. In ottica di gestione portafoglio 80 stock, 20 cripto, ogni quanto conviene ribilanciare per massimizzare i profitti? Ultimamente mi sono perso diversi 5% di pump delle cripto per aspettare un 10% che mi ero prefissato. Guarda, in realtà io di solito lo faccio trimestralmente sul portafoglio complessivo per evitare di dover fare 100.000 operazioni, che poi è un casino, sia lato contabile per poi quando devi andare a dichiarare le operazioni stesse, e sia poi anche come commissioni, no? Perché se devi continuare a vendere una cosa per un'altra, solo nelle cripto invece io lo faccio mensilmente, ma perché alla fine nelle cripto non ho così tanti asset e pertanto il ribilanciamento mensile mi fa trovare meglio dal punto di vista proprio della volatilità, no? Le cripto sono più volatili, quindi ribilanciarle più spesso va ad attenuare un po' quella volatilità, ecco. Però il portafoglio globale io mi trovo bene ribilanciandolo trimestralmente. Ma veramente a qualcuno la banca non permette di effettuare bonifici agli exchange? E a quanto pare sì, io sapevo che insomma le banche, cioè alcune mi hanno comunicato che o chiamano se vedono tanti bonifici verso gli exchange, nel senso che ti dicono guarda che, cioè, come mai giustificare, no, questi bonifici, o addirittura alcuni non permettono, li rispediscono indietro e dicono non si può, e ovviamente io non posso che dire cambiate banca se vi capita una roba del genere, non, è veramente assurdo. Allora, vediamo dove siamo finiti. Qui c'è un po' di flame in giro. Ma Elon ha cercato di indirizzare l'hype di Dogecoin verso BTC. Ma guarda, Elon in realtà è stato zitto, zitto, ha solo cambiato la bio sul suo profilo Twitter. Da lì poi a macchia d'olio è esplosa, no, questa cosa, perché tutti i maggiori player del mondo cripto, i Winklevoss, CZ di Binance, insomma, molte persone influenti, hanno creato una sorta di movimento, no, dove mettere il hashtag Bitcoin nella bio di Twitter. Ma in realtà il primo era stato Jack, il fondatore di Twitter. Lui è stato il primo a mettere hashtag Bitcoin nella sua bio. E insomma si è creato questo movimento di cui poi si è iniziato a parlare, e a cascata ha generato un'ondata di FOMO, sostanzialmente. Quello è stato. Poi in realtà quelli di Wall Street Bets non hanno cavalcato
pubblicato, almeno non ancora, la FOMO su Bitcoin, perché lì non se n'è parlato ancora. Su Wall Street Bets Bitcoin non è stato citato. Salta fuori Tron perché c'è finito dentro Justin Sun, ma Bitcoin no. Dunque, dove siamo finiti? Ciao Luca, complimenti per la tua bravura. Più tardi faresti cortesemente un'analisi di Band BTC e Band USDT? Molto, molto volentieri. Guarda, la facciamo subito, anzi ti dirò. Andiamo a vedere Band BTC, che tra l'altro oggi, poi una delle controindicazioni, diciamo, di questi movimenti repentini e inattesi, inaspettati, è che le altcoin ovviamente soffrono, sprofondano. Tra l'altro anche TradingView sta soffrendo, mi sa, perché oggi non so a voi se funziona bene, ma a me va a rilento in una maniera atroce. Fatto sta che Band, caspita, ha avuto un long squeeze Band, guardate che roba, ma dite che è un'anomalia questa shadow lunghissima, è arrivato fino a 13.300 sat e adesso a 24.000, cioè ha fatto un flash crash del meno 50% praticamente. Comunque bisogna stare attenti sulle altcoin, perché ad esempio Band, se va a chiudere così, fa un lower low, quindi bisogna fare attenzione se si ha aperte posizioni in altcoin o se comunque si puntava ad aprire posizioni in altcoin. Bisogna fare molta attenzione perché questi movimenti repentini a volte sono delle occasioni di acquisto, però a volte sono delle false occasioni di acquisto, nel senso che io stamattina un'altra cosa che mi sono permesso di dire è frenare la FOMO nell'acquisto delle altcoin, perché sentivo già ovunque, io bazzico un po' in varie community, no, per vedere un po' com'è il sentiment, e sentivo buy the dip, sconti, saldi, altcoin di qua e di là, però caspita c'è un rischio notevole, perché se poi il pump prende piede e diventa una cosa più ampia, no, dal più 10% di oggi magari ne fa un altro, fa un più 20, fa nuovi massimi addirittura, quelle altcoin prendono una di quelle legnate che la metà basta, quindi c'è un rischio veramente importante a fare ragionamenti del genere. Quindi in sostanza fare dei buy the dip alla cieca di altcoin in un momento come oggi, anche in quel caso lì è un lancio di una moneta, niente di più, niente di meno. La cosa che si può fare è quello che ho fatto io, è, o meglio, andare a tirare via tutti gli entry che avevo posizionato, perché non sai quale può essere l'esito di una giornata così, diciamocelo chiaro e tondo. Sì, puoi vedere i supporti e le resistenze, i livelli chiave, però come fai a immaginarti che magari la sera non c'è un altro pump, perché appunto si svegliano quelli di Wall Street Bets, iniziano a spammare Bitcoin in giro, fa più 30% e lì voglio vederti i supporti e le resistenze delle altcoin, vengono sbranati vivi. Quindi conviene che si calmino le acque prima di andare a ripianificare eventuali posizioni in altcoin. Questa è la prima cosa da tenere in considerazione. La seconda è di andare a vedere la struttura, dopo che appunto si è un po' calmata la situazione, delle altcoin stesse. Esempio su Band, per questo mi è venuto in mente. Se viene fatto questo lower low, di fatto si inizia a perdere questa struttura rialzista di breve che stava acquisendo, e quindi passa comunque dalla parte bearish, perde tutto quell'appeal che poteva avere. Se al contrario, alla fine, quando si placano le cose, abbiamo delle candele che denotano prevalenza di domanda, andiamo a chiudere in verde qua sopra e domani c'è follow up di domanda, allora è una struttura che continua nella sua direzione. A prescindere da questo, Band, attenzione, perché è molto bearish dal punto di vista macro. Se guardate, fa dei minimi decrescenti in continuazione da tempo e anche parecchio decrescenti. Ok, se andiamo a espandere il time frame si vede ancora meglio. Pertanto io avevo detto in passato che la prima cosa che la potrebbe rendere vagamente appetibile sarebbe un recupero di quest'area qui, ok, tutta questa area, perché avevamo visto una e una due livelli di resistenza, quindi questi due in sostanza, però capite bene che sono livelli di resistenza che si riferiscono all'ultimissimo periodo, vedete? Cioè sono livelli di resistenza dell'ultimo momento, quindi anche se li riprendiamo non è che andiamo a invertire la struttura vista dall'alto, andiamo a invertire la struttura vista da molto vicino, cioè questi high low crescenti sono una cosa relativa all'ultimo mese.
cose da poco, purtroppo. E quindi questo non basta per dire l'altcoin è appetibile a una posizione long da tenere magari qualche mese per seguire un eventuale trend. Questa è un po' la mia visione. C'è da aspettare un segnale di domanda più propagato su time frame maggiori. Questo è un po' il mio parere. Band USD purtroppo sarà inficiato un po' dall'andamento di Bitcoin, quindi me lo immagino più bullish. Questa è un po' la potenziale fallacia che l'analisi delle altcoin in USD può dare. Infatti, come vedete, l'analisi in USD sembra tac tac tac, abbiamo minimi crescenti, abbiamo, vabbè, l'anomalia di quest'estate che immagino vi ricorderete bene, è da cancellare dal grafico perché è totalmente anomala, era una bolla clamorosa, e poi abbiamo comunque dei massimi crescenti, quindi assolutamente in uptrend. Tuttavia, ripeto, dal momento in cui Bitcoin performa meglio, non vedo il senso di voler andare a esporsi su un altcoin speculativamente, ok? Cioè, se si tratta di un investimento e uno ha i suoi motivi per includerla in portafoglio, è un discorso. Se si tratta di speculazione, la mia visione è sempre quella, ovvero se Bitcoin sovraperforma le altcoin, non c'è motivo di andare a cercare l'altcoin particolare, perché tanto hai Bitcoin che ti dà tutto quello che ti deve dare e anche di più. Questo è un po' il mio parere. Torno da voi, riseleziono Bitcoin e ritorno da voi. Tac, tac. Allora, Elon è un trollone, ma qualche Bitcoin ce l'avrà sicuro, hai voglia, ma secondo me ce l'ha e come. Tra l'altro si vocifera anche perché sapete, no, che adesso dopo che MicroStrategy ha iniziato a investire un po' dei fondi aziendali in Bitcoin, molti su Twitter gli rompono un po' le scatole a Elon Musk e gli dicono: oh Elon Musk, allora quand'è che Tesla compra un po' di Bitcoin? E lui una volta aveva risposto, mi ricordo, adesso magari vado a trovarvi il tweet e ve lo linko su Telegram, che qualcuno gli aveva detto, non mi ricordo bene cosa, forse che era possibile farlo anche meno di un Bitcoin intero, anche non in unità intere, e lui aveva detto: ah sì, è interessante, una roba del genere. Quindi si è creata anche lì una speculazione veramente incredibile. Dunque, ciao Luca, sono alla tua prima diretta, di solito me la seguo su YouTube, continua così, i tuoi contenuti sono davvero preziosi, per ora ti seguo passivamente, sono troppo poco esperto per commenti seri. Guarda, non preoccuparti di fare commenti seri o non seri, tu falli, nel senso, se vuoi fare, cioè dire la tua, se vuoi fare una domanda che anche ti sembra banale, tu falla, perché è sicuramente meglio farla che no. Qui qualcuno ha comprato delle opzioni call 25 giugno 2021 56.000 di strike price e chiede: ho fatto bene? Guarda, io stamattina avevo fatto un giochino sulle opzioni call, più che altro speculativo, ne avevo acquistate alcune con strike price 40.000 e 45.000, ma di call ovviamente, perché costavano poco, avevano un premium molto basso, avevano liquidità, quindi guardo anche di solito lo spread tra il bid e ask, insomma lo spread che c'è tra acquisto e vendita, e quelle lì costavano poco, ho detto: sa, prendiamone due o tre, qualcuna che così, se fa una pompata, le opzioni solitamente hanno un delta multiplo, che quindi cioè se il prezzo fa il più 10%, di solito loro fanno come minimo il più 50%, era un giochino speculativo così. E quello era un po' lo scopo, no? Per un altro modo per cavalcare eventualmente un pump del genere, per avere un rischio controllato contenuto, quindi una perdita potenziale contenuta, è proprio quello di utilizzare le opzioni call. In questo modo si paga il premio dell'opzione, l'opzione si apprezza molto se il prezzo sale tendenzialmente, però attenzione che ogni giorno che passa c'è il theta che deprezza l'opzione, quindi bisogna un po' conoscere. Però un altro modo per cavalcare un pump veloce di solito può funzionare, se si pensa che in giornata, esempio, potrebbe avere un pump notevole, uno compra l'opzione, quando pompa la rivende o la copre con un'altra una posizione sintetica opposta, quindi esempio se ha un'opzione call shortando dei future perpetual, dipende poi se c'è abbastanza liquidità per vendere l'opzione oppure no, qua sono discorsi forse un po' troppo tecnici, però è un metodo molto interessante per farlo.
Allora, c'è qualche troll nei commenti, bellissimo, fantastico, io cerco di saltarlo. Ciao Luca, pensi che la Binance Smart Chain con applicazioni come PancakeSwap possa portare via i volumi dei retail alla DeFi su Ether, visti i costi e i tempi lunghi per implementare Ethereum 2.0? Guarda, io ti dico, adesso ci sono degli sviluppi interessanti anche sui layer 2 di Ethereum. Io ho visto che SushiSwap ha in programma, che ha pubblicato la roadmap recentemente del 2021, ha in programma di migrare su, non, mi pare sulle ZK Rollups o sull'Optimistic Rollups, comunque su un layer 2 di Ethereum simile a Loopring, per capirci, non so se qualcuno di voi l'ha usato, in modo proprio da sgravare un po' il problema fisico. Io credo che il primo step, prima, molto prima dell'avvento di Ethereum 2.0, sarà proprio di migrare ai livelli 2 per andare a ridurre questi problemi. Io credo che la Binance Smart Chain non porterà via la liquidità che è su Ethereum, perché comunque Ethereum rimane lo standard per la DeFi. I retail sicuramente adesso hanno poca voglia di andare a smenare $150 di transazioni per qualsiasi movimento, e quindi io mi immagino che colui che vuole provare per la prima volta la DeFi con i suoi $1,000, con i suoi $5,000, non credo che andrà a utilizzare PancakeSwap, SushiSwap o Uniswap, dove comunque già partirebbe in svantaggio del costo di gas fee, che è notevole, e a fronte poi di magari un 30% annuo di rendimento. Se poi lo spendi in transazioni di gas non ne vale la pena, e soprattutto c'è anche un'altra incognita, nel senso, in futuro quando tu vorrai liquidare la posizione sul pool di liquidità, cioè tu vorresti poterlo fare in qualsiasi momento. Caspita, è brutto poi magari trovarti lì che vuoi togliere la liquidità e vedere che magari quel giorno lì, quel periodo lì, ci sono delle gas fee molto alte, più del solito, e ti tocca pagare $200, $300 di gas fee, e allora dici, sono costretto ad aspettare, altrimenti ti disintegri il guadagno. Quindi quello è sicuramente un incentivo a cercare alternative, e attualmente io credo che la Binance Chain sia un'ottima alternativa. PancakeSwap non è affatto male. Io ho fatto un video su PancakeSwap dove ho spiegato che c'è un modello molto speculativo, ma non per dire che è un Ponzi. Qualcuno l'aveva interpretato male, mi ha detto, parli male di PancakeSwap. No, assolutamente, io stesso ci giochicchio con PancakeSwap. L'unica cosa che affligge questo modello è il prezzo del token Cake, che secondo me è soggetto intrinsecamente a forte volatilità, ma la piattaforma di per sé è ottima. Quindi sicuramente la Binance Chain è un'ottima alternativa. Ecco. Ciao Luca, ma quando i Bitcoin finiranno, quale sarà l'incentivo dei miner per continuare a minare? E dunque, sostanzialmente verranno distribuite le fee che vengono pagate per le transazioni ai miner stessi. E quindi sarà quello l'unico incentivo presente, a meno che non cambierà il protocollo, ma aspetto di no. Per ora è così. Ciao a tutti, prima live ma anni di militanza su YouTube. Bravo, grandissimo, grandissimo. Anche una signorina come Mia Khalifa si è buttata su Dogecoin. Sì, ho letto il suo tweet, ha detto tipo, ma sapete, ho comprato le stocks di quel cane. Bellissimo, bellissimo. Comunque Luca, anche se questo scherzetto ti ha fatto saltare in aria lo short su BTC, ti vedo gasato ai massimi. Ma in realtà, guarda, lo short l'ho chiuso stamattina, prima del grosso pump, quando ho visto che si iniziavano a muovere le acque, perché ho detto, non è il caso secondo me di fare la fine di Melvin di tenere aperto uno short su una roba che inizia a pompare. E in realtà ne ho chiuso una parte, come dicevo, non tutti. Io avevo più o meno contato il 10% di copertura e sono rimasto al 3 qualcosa, quindi quasi tutto di fatto, e io ho tenuto lo stop loss del restante sopra i massimi. Comunque il prezzo medio di carico del mio short era più o meno 36.000 qualcosina, il prezzo di adesso più o meno, e perché l'avevo aperto in parte qua e in parte qua, vi ricordate, i due retest, e sono arrivato a chiuderlo nel momento in cui stava partendo da qui, ok? Quindi sensibilmente in profitto, neanche, non è neanche considerabile un profitto, ovviamente, però l'obiettivo era semplicemente di fare un passo indietro dal casino e poi andarlo a ricalibrare nel momento in cui si saranno placate le acque. Vedo che finisce la turbolenza, finisce la volatilità, vedo la struttura che si viene a formare e rielaboro il piano d'azione. Adesso, in pieno caos così, prendere delle decisioni di aprire posizioni in un certo modo, vedete, lascia il tempo
tempo che trova, perché ci si espone a rischi importanti. L'analisi passa veramente in secondo piano nei momenti di turbolenze e di irrazionalità come questi. Ciao Luke, ti seguo da poco e live dopo live mi fai aggiungere una mattonella in più. Mi fa veramente piacere. Sto cercando un buon momento per entrare spot long su BTC. Mi consigli una strategia per entrare in un momento del genere? Guarda, dipende sempre dall'obiettivo finale che tu hai, nel senso, se il tuo obiettivo è una speculazione di breve termine, allora ti consiglio magari di avere più un approccio da trading e di cercare un setup, no? Quindi di cercare una configurazione grafica che ti suggerisce l'ingresso, banalmente, che può essere la rottura di un livello chiave e il suo retest, che può essere un indicatore che ti dà un certo segnale, dipende da te, no? Lì bisogna andare a crearsi i propri setup, vedere quelli che funzionano e quelli che no, testandoli banalmente sulla propria operatività, sulla propria pelle davvero, perché a volte i setup che funzionano per qualcuno non funzionano per qualcun altro, perché magari ha paura a prendere posizioni, aspetta troppo, mette male gli stop loss, è molto personale. Altrimenti, se si tratta di un investimento a lungo periodo, questi problemi si pongono molto meno, perché l'obiettivo di un investitore di lungo termine deve sempre essere quello di abbassare il prezzo medio di carico, ok? Questo si può fare nella maniera più ignorante assoluta con un pack, banalmente, quindi un acquisto periodico, però in questo caso ovviamente ci si espone a qualche tipologia di rischio, come quella di un downtrend prolungato e quindi di una perdita, di un drawdown che si porta avanti anche nel tempo. Ci sono anche alcune varianti dei piani d'accumulo, magari qualcuno mi aveva suggerito di fare dei video su dei piani d'accumulo un po' appunto like a pro, nel senso non soltanto di comprare e basta, ma anche in alcuni momenti di metterlo in pausa o di variare il size dell'acquisto in base ad alcuni parametri. Potrebbe essere il tema di un video futuro interessante, perché mi sembrava un bello spunto. In ogni caso, obiettivo: abbassare il prezzo medio di carico, fare acquisti periodici spalmati nel tempo e detenerli sul lungo periodo, magari introducendo anche il concetto appunto di ribilanciamento del portafoglio, dove tu ti poni un obiettivo di percentuale del tuo portafoglio investimenti che vuoi detenere in Bitcoin. Tu vuoi mantenere quella percentuale lì, quindi quando la percentuale effettiva fluttua a causa della fluttuazione del prezzo, tu vai a ribilanciarla riportandola alle condizioni iniziali. In questo modo assorbi buona parte della volatilità e ottimizzi il portafoglio. Questo ovviamente è una cosa che puoi fare una volta che il tuo piano d'accumulo o la tua strategia di ingresso è arrivata a obiettivo, perché prima altrimenti non hai la liquidità concreta per ribilanciare il portafoglio. Spero di essere stato chiaro, è un tema molto interessante anche questo dell'investimento a lungo termine. Secondo te c'è un concreto rischio che questo weekend a borse chiuse Elon annunci l'adozione di Bitcoin sui balance di Tesla e SpaceX? Guarda, molti lo stanno, come dire, ci stanno speculando sopra, nel senso che qualcuno pensa che li abbia già acquistati e lo debba annunciare, qualcuno pensa che appunto lo farà a breve, non lo so, è veramente imprevedibile. Io non so neanche dirti se davvero li ha acquistati o no, se prima o poi lo farà o no, cioè sono tutte cose veramente totalmente imprevedibili. Ti dico, io nel dubbio ho il timore di vedere altri catalizzatori di pump, che potrebbero essere anche appunto nuovi tweet di Wall Street Bets o di altri personaggi importanti, e quindi io nel dubbio eviterei posizioni short o cose del genere per non finire liquidati. Detto questo, anche l'apertura di posizioni speculative finalizzate ad anticipare una cosa del genere sono un po' dei gambling, quindi attenzione anche a quelle cose lì, perché è un po' un rischio. Bene, qua intanto c'è il mio bot che ogni tanto sclera, aveva aperto una posizione long e adesso è uscito. Poi andiamo avanti. Bella la maglietta rossa, sì, però in realtà oggi non è a tema. Wall Street Bets comparso al numero uno di CoinMarketCap, esatto, sì, l'ho visto anch'io, l'hanno messo lì in alto per memarlo praticamente. Con queste giornate il mensile non dovrebbe più essere bearish a martello rovesciato? Guarda, dipende da come chiuderà, adesso è il 29, quindi ci siamo quasi, però di fatto è migliorato molto, guardate, è migliorato molto, perché io una delle prime cose che guardo nelle candele comunque ad alto time frame è il rapporto tra la lunghezza della shadow e la lunghezza
Ciao, scusate, non volevo. La lunghezza della shadow è la lunghezza del body, ovvero più il body è sovrastante rispetto alla shadow, più la candela è significante nella direzione in cui va. Quindi se è verde è una candela di domanda, è bella. Al contrario, se c'è una predominanza della shadow, la candela inizia a essere un po' più combattuta e pericolosamente potrebbe essere anche una candela di top se c'è una shadow preponderante. In questo caso, per come è al momento, siamo sul 50-50, mostra offerta, perché comunque questa non è trascurabile. Però non è brutta come era pochi giorni fa, che era in questo punto il body. C'è una differenza sostanziale, quindi sì, sono cambiati i connotati di questa candela, decisamente. Poi in questi giorni potrebbe ancora succedere qualsiasi cosa, quindi vediamo, aggiorneremo l'analisi mensile ovviamente a fine mese perché ne vale la pena. Cosa si intende per scalabilità? Ma guarda, per scalabilità in realtà si intende la capacità, in questo caso di Ethereum, della blockchain, di accogliere un numero di transazioni molto superiore rispetto a quello attuale. Attualmente andare a caricare di più di transazioni Ethereum porta alla saturazione della blockchain perché già è satura e quindi ad alzare i prezzi del gas perché in sostanza chi paga più gas, chi è disposto a pagare più gas, viene prioritizzato nell'ordine delle transazioni. Quindi si alzerebbe sicuramente il prezzo del gas perché c'è gente disposta a pagare sempre di più per far andare per prime le sue transazioni e di conseguenza questo porta a una minor usabilità per me, per te o per voi della blockchain Ethereum perché dovremmo pagare un occhio della testa per muovere le coin, quindi non è scalabile. Ciao Luca, prima diretta ma ti seguo da 2 anni. Dogecoin to the moon. Vediamo, vediamo, attenzione a Dogecoin, non fatevi male, state attenti perché io ho paura che tanta gente si farà un male cane adesso con Dogecoin. Ciao Luca, potresti fare un'analisi su Bitcoin guardando i minimi di ogni anno? Viene fuori qualcosa di interessante. Guarda, il discorso dei minimi di ogni anno è un'analisi portata all'attenzione molto spesso dai bulls perché sono molto crescenti. Io ti dico, i minimi di ogni anno, nel senso, sì, i minimi crescenti denotano comunque un uptrend, però è un'analisi parziale quella lì, secondo me, un po' biased, come si suol dire. Cioè, si vuol far passare un messaggio bullish, si cerca l'analisi bullish, no? Se fosse che ogni trimestre ci sono i minimi crescenti, allora dicevano quella trimestrale. Insomma, bisogna sempre fare attenzione a filtrare un po' il sentiment di fondo, perché altrimenti si ha una visione imparziale di Bitcoin, che attenzione, che è in un trend notevolmente crescente. Non voglio dire questo. È uscito un nuovo DeFi su Binance Chain che babbo, c'era già da un po'. No, io l'ho scoperto in questi giorni e è interessante, ma attenzione, perché cioè, ci sono dei rendimenti fuori di testa. Quindi, se PancakeSwap, se Beefy Finance erano speculativi, Kebab è veramente ancora più speculativo. Ci sono degli APY sulle stablecoin del 160%, ma anche lì è strettamente legato al prezzo del token Kebab, che adesso è veramente parabolico, quindi attenzione anche a quello. Cioè, sono quelle cose in cui bisogna andarci veramente coi piedi di piombo per gioco e con un capitale minimo. Sono quelle cose a rischio rendimento molto elevato, ecco, per capirci. Allora, e come sempre Coinbase si è rotto, classico, classico, quando c'è traffico Coinbase c'è una certezza sola che Coinbase va giù, questo è poco ma sicuro. Ciao Luca, secondo te perché nel mensile di Bitcoin il volume più alto lo troviamo nel passato e non oggi? Allora, dipende dall'exchange che guardi, secondo me. Attenzione a vedere appunto la piattaforma, perché se tu guardi magari su un exchange che è cresciuto molto nell'ultimo periodo, vedi più volume oggi che nel passato. Se vedi un exchange che invece è caduto in disuso, vedi più volume nel passato che oggi. Secondo me dipende un po' da quello. Per iniziare, che piattaforma consiglieresti? Ma guarda, tranquillamente Binance mi sembra molto molto ben fatta. Ho fatto il tutorial ieri a tal proposito, 45 minuti di tutorial, un mattonazzo incredibile, però vi spiego un po' tutto quello che serve sapere.
E dunque, che rischi ci sono nell'inserire liquidità solo stable all'interno di Binance Liquid Swap per guadagnare qualcosa? Molto pochi, a dire la verità. L'unica cosa è l'imprevedibilità del risultato, perché non c'è impermanent loss sui pool di stablecoin. E poi basta, nel senso, Binance io tendo a fidarmi, quindi reputo veramente bassissimo il rischio che Binance perda i fondi, cioè chiuda o perda i fondi di tutti gli utenti. I rischi legati alla stablecoin stessa, quindi se la stablecoin perde il peg col dollaro, potrebbe esserci un problema, cioè se diventano volatili si introduce anche l'impermanent loss. E inoltre ti ricordo che tu, essendo esposto comunque alle due coin, se per dire una delle due inizia a valere, ecco che mi è entrato di nuovo il bot. Se una delle due inizia a valere 1,05 o 0,95, allora che dire, inizia a introdursi una certa componente di fluttuazione anche del valore del pool, quindi attenzione anche a quello. E poi basta, sostanzialmente, mi sembrano quelli. E la volatilità degli APY, che quelli che vedi non devono essere per forza quelli definitivi, nel senso che possono cambiare giorno dopo giorno. Grafici, grafici, perché qua mi faccio prendere la mano e parlo troppo. Allora, mi dovete fermare dopo un po'. Tra l'altro, sui grafici non è che ci sia tanto da dire perché, ripeto, oggi c'è stato questo impulso folle che in realtà già ieri, guardate, qualcosina si era visto, anche l'analisi fa il suo, ha il suo perché. E in ogni caso volevo dire, guardate, ieri abbiamo approcciato il range low di questo range, questo blocco in cui ci stiamo muovendo, no? Tra i 29.900 e i 34.000, abbiamo detto ci stiamo muovendo a blocchi, no? Una correzione a blocchi. Nell'ultimo live abbiamo detto che fin tanto che continua questo andamento, ok, va bene copertura short sull'ingresso del blocco seguente. E poi abbiamo invece il passaggio al blocco precedente. Tac, così quello che sta accadendo oggi è il primo setup long, quindi ci dice chiusura delle coperture short. Questo in sostanza è il piano che stavo seguendo. Infatti vi anticipo già che se oggi chiudiamo qua sopra, io comunque anche la restante copertura short ho intenzione di chiuderla perché non ha senso tenerla aperta. Eventualmente la riaprirò in futuro al presentarsi di un altro setup short più interessante. Non c'è fretta di tenerla aperta. Ecco, questo è il discorso. Poi avevamo i nostri livelli chiave. Allora, questo qua sotto, 29,9, esce fuori dalle 4 ore, se vi ricordate. Eccolo qua, vedete? È un clusterino che nasce lì e poi si propaga. Si è propagato anche al giornaliero, ma guardate tra l'altro l'approccio di ieri, perché il nostro range low, cioè qui sta tenendo un andamento da range che è veramente tipico, con tanto di falsi break. All'interno di un range, il falso break è uno dei setup migliori da applicare, ok? Il che vuol dire avere una shadow che esce fuori dal livello che contiene il range e poi la chiusura della candela all'interno. Questo è un setup che banalmente si può esplicare con ingresso e stop loss fuori, cioè oltre la shadow della candela. Poi abbiamo il falso break, ovvero chiusura fuori e subito dopo chiusura dentro, ingresso stop loss, molto banale. E poi qui abbiamo avuto un altro falso break, anzi, cioè, scusate, un failure swing teoricamente, che è la shadow che chiude fuori e la candela che chiude dentro, due volte a fila addirittura. Avevamo setup 1, ingresso, stop loss. Setup 2 in realtà stop loss non cambia perché rimane sempre sulla shadow più lontana, quindi tra le due è quest'altra, ingresso stop loss. E quindi questi erano due setup per chi voleva operare dentro al range nella velocità, quindi proprio nell'intraday. Ci sono queste opportunità ogni tanto. Per chi insomma è dietro ai grafici molto spesso e segue anche i movimenti intraday, sono manna perché comunque sono dei setup interessanti. Dentro ai range addirittura qualcuno mi dice che è dove si opera meglio, perché comunque c'è un ambiente controllato e soprattutto si opera bene sulle eccezioni, paradossalmente, come questi falsi movimenti. Ok? Non è il banale operare sui rimbalzi, range low compro, range high vendo, perché poi ci sono ovviamente anche i break. Bisogna operare su certi setup come i falsi break, che sono quelli più profittevoli in assoluto. Comunque,
Oggi, alla fine, dopo questo falso break, failure swing, alla fine più o meno è la stessa cosa, torniamo sul giornaliero, abbiamo avuto un rimbalzone ieri e una chiusura in engulfing bullish, addirittura con volumi spropositati, già ieri c'era un po' di FOMO, e oggi, alla fine, abbiamo avuto il break dal range definitivo, ok? Il break che ci ha portato fino a 38.009 addirittura, quindi quasi a toccare addirittura il top precedente, però poi si è presentata offerta. Attenzione, adesso siamo nella fase di sell off, perché se ci fate caso anche questa candela adesso sta avendo un rapporto body shadow favorevole all'offerta, quindi attenzione anche a questa cosa prima di entrare bullish senza nessun piano B, ecco, perché l'offerta c'è per adesso, si sta facendo vedere. Vediamo sull'intraday se dice qualcosa di più. Non dice molto, dice che allora abbiamo una candela bella piena di domanda. Poi abbiamo una candela di top locale, quella appunto a croce invertita, martello, come la si vuol chiamare, e adesso un follow up di offerta. C'è da vedere un po' come si comporta adesso questa offerta, perché se andiamo a rimbalzare o comunque andiamo a testare il vecchio range high e ci si presenta domanda, quindi poi da lì abbiamo un rimbalzo oppure un falso breakdown, come un pattern di questo tipo ma al contrario, o un pattern di questo tipo, quindi con la shadow che entra e poi chiudiamo fuori, quello è un altro setup long molto interessante. Tra l'altro, attenzione, io ve l'ho detto banalmente per non saper né leggere né scrivere, io sono spot long, ho la mia piccolissima copertura short aperta. Se chiudiamo la candela giornaliera in una condizione come può essere anche questa, comunque di recupero di questo livello qui, io la mia copertura la vado a chiudere e aspetto la fine di questa turbolenza, la fine di questo caos, perché in questo modo mi copro da eventuali eventi imprevisti come un mega pump repentino che porterebbe comunque la posizione in perdita anche notevole, magari non si sa fino a dove può arrivare un potenziale pump innescato da una roba del genere, motivo per cui ho il mio stop loss alla peggio che vada sulla copertura stessa, e se appunto chiudiamo comunque la candela di oggi in condizioni di domanda, io la chiudo e basta, rimango spot long, aspetto di vedere come va a finire questo impulso qui, quindi vado a vedere i nuovi livelli di prezzo che si formano, se iniziamo a gravitare qua dentro, se facciamo dei movimenti a caso repentini, allora lì aspetto che appunto si plachi un po' il tutto, che si formi una nuova fase o di consolidamento o di massimi e minimi regolari che possono essere crescenti o decrescenti. In base a quello deciderò la mia prossima esposizione. Esempio, se iniziamo a gravitare qui dentro e poi ritorniamo qua giù, io riaprirò appunto alla perdita del livello di supporto la mia copertura short, banalissimamente, come l'ho aperta prima la riapro in futuro, non ho fretta di farlo, questa è un po' la cosa importante. Riguardo alle opzioni con cui sto giochicchiando in giornata, non consideratele neanche, perché è veramente un gioco speculativo, no? Quella piccola punta della piramide del rischio finalizzata ad aprire e chiudere la posizione in un non nulla, quindi non imitate una roba del genere, se lo fate fatelo con della play money, cioè con del capitale che dite sa questo lo butto, cosa facciamo? Giochiamo con le opzioni, no? In questo senso sì, se le opzioni invece sono usate come copertura invece può aver senso implementarla in una strategia, ma non era quello di cui parlavo prima. Per ricongiungere i puntini, insomma, dico che la cosa delle opzioni consideratela non come una gestione attiva delle posizioni, ma come appunto un gioco finalizzato a cavalcare il pump. Quindi Bitcoin è tutto qui alla fine, come vedete niente di nuovo, i livelli sono sempre quelli. Attenzione quindi alla chiusura di oggi, all'approccio che avremo col livello 34.000, che finché tiene comunque da adito alle posizioni long, eventualmente attenzione anche al break da questi due massimi, perché ovviamente poi aprirebbero le porte a uno scenario di prosecuzione rialzista e quindi lì di nuovo addirittura anche di long speculativo. Teoricamente anche il retest qua sopra e la prosecuzione è un long speculativo come scenario, perché indicherebbe il termine della fase di ritracciamento. Ve l'ho detto, quando si recupera, si fa il reclaim del blocco più in alto, la fase di ritracciamento termina, quindi c'è la possibilità di long. Teoricamente questa è una possibilità
Per me significa chiusura short, però, perché sono già esposto long, però è anche un setup long speculativo che diventa più forte, ripeto, se andiamo a finire qua sopra. Se riperdiamo invece questo livello è di nuovo un possibile setup di copertura short, di incremento di copertura, che diventa ancora più forte ovviamente se andiamo a perdere questa zona 29.900, 30.000 giù di lì, che è diventato un pool di domanda importante, perché ripeto, se lo perdiamo proseguiamo con lo scenario correttivo e ci siamo mangiati tutta questa fase di pump. Ethereum, non so mai più come pronunciarlo. Allora, tac. Ethereum è, come vedete, ha subito anche lei un po' la flessione delle altcoin di oggi. Guardiamo la dominance per curiosità. 1.6% in più e infatti ha avuto il suo piccolo pump, ma neanche tanto a dire il vero, ma aspettavo peggio. Comunque, se andiamo a rivedere Ethereum, eccolo. Come vedete, siamo in un'area che potenzialmente è tutta un entry, che ne parlavamo anche, di cui parlavamo anche negli scorsi live, vedete? Guardate il settimanale. Tutta quest'area, cioè tra queste 1000 linee gialle, ma anche a scendere volendo, tutto fino... no, pennello va bene. Allora, tutta quest'area potenzialmente è un entry. Perché? Perché noi abbiamo rotto quassù e adesso stiamo retestando questa area un po' di liquidità. Ok? Quindi sotto ipotesi di retest per poi ripartire, c'è un setup che dice appunto che volendo questa è una zona di entry in cui si può distribuire l'entry. Qua sotto, questo era un livello chiave, vi ricordate, mettiamo lo stop loss in caso di chiusura qua sotto. E l'upside potenziale è molto alto perché è una prosecuzione rialzista, insomma farebbe fare una bella galoppata a Ethereum, però attenzione, perché oggi ci ha un po' messo i bastoni tra le ruote, perché ha fatto fare un flash dump un po' a tutte le altcoin, e quindi personalmente in queste situazioni, finché non si calmano le acque, eviterei di prendere posizioni su altcoin, oppure se proprio lo si vuole fare lo farei proprio su livelli molto in basso, del tipo che se mi fa il flash dump supermarcato mi va a prendere l'entry, però fare degli ingressi così ravvicinati secondo me diventa molto poco conveniente e molto rischioso. Pertanto non ho assolutamente intenzione, va bene, di andare a comporre di nuovo la mia posizione long, di andarla a incrementare. Lo stesso vale per Chainlink, guardate, oggi era su un entry area perfetta, adesso me lo carica, ve la mostro, eccola. Allora, ecco, qua può essere curioso vedere magari la chiusura, perché vedete questo cluster verde che nasce da qua era un entry area ottima teoricamente, perché tra l'altro guardate ultimamente l'aveva sfiorata con domanda, oggi babam mazzata, e quindi dipende tutto un po' dall'andamento di Bitcoin nei prossimi giorni. Teoricamente su Link si potrebbe azzardare, ecco, è uno di quegli scenari un po' borderline, no, dove si può fare un piccolo azzardo anticipatore, ovvero andare a posizionare un entry tra i 47.000 e i 57.000, questa area verde. Perché? Perché sostanzialmente, va bene, perché sostanzialmente qua dentro è dove ero entrato io al tempo, qua, ok? È sempre un'area di ingresso ottima e soprattutto è lontana dal prezzo attuale, quindi se domani Bitcoin, per dire, fa un altro più 15%, Chainlink ti va a dumpare fin qua, è capacissima di farlo, e poi magari rimbalza subito e quindi ti espone a uno scenario favorevole in sostanza. Quindi quest'area d'ingresso non è più appetibile, ma questa diventa molto appetibile a mio parere. Questo è quanto per quanto riguarda le analisi delle alt di oggi. Allora, adesso ve ne leggo un paio di vostre domande ancora, vediamo. Puoi vedere Yearn Finance? Assolutamente sì, andiamolo a vedere. Tac. Yearn Finance. Eccolo qui. Allora, in realtà non dà spunti particolarmente interessanti. Abbiamo i minimi crescenti e abbiamo dei livelli che sono un po' sempre gli stessi. Cioè abbiamo questo localmente, la zona 1 e poco sopra, e poi qua sopra abbiamo 1.2 che è diventato un livello di offerta in rosso. Io dico la verità, prima del recupero di 1.2 non mi verrebbe tanta voglia di operare. Il primo setup che vedo
interessante su Yearn è questo, quindi rottura qua, da qui a qui, da 1.2 a 1.63, giù di lì. Questo è un setup long interessante. Per il resto non ci vedo ancora niente di troppo entusiasmante. Poi eventualmente, se rompe addirittura qua sopra, si può caricare un po' di più la posizione e andare a seguire il trend. Se invece vediamo dei setup di offerta qua, allora la si chiude la posizione long e la si mantiene soltanto da range low a range high. Questa è un po' la visione. Poi. Ciao, consigli ancora il Ledger dopo il problema avuto in precedenza sulla sicurezza? Cos'altro offre il mercato come wallet? Allora, in realtà il wallet di per sé è sempre ottimo. Hanno fatto lì una gaffa enorme sulla gestione dei dati degli utenti e capisco chi non vuole più affidarsi a loro. In alternativa ci sono tanti altri wallet ottimi. C'è il Trezor, che ce l'ho qua. Mi piace, mi trovo bene, però è sempre via cavo. Il Kobo, che è un altro wallet che mi piace molto per la sua sicurezza, perché è air gapped, non si collega mai da nessuna parte, è tutto senza appunto connettività né Bluetooth né via cavo. Poi c'è il SafePol, che anche lui è molto molto buono e tra l'altro molto economico. Ce ne sono veramente tanti, guarda, se cerchi sul mio canale trovi anche le recensioni di tutti. Poi puoi guardare a Aave? Assolutamente sì, andiamo a vedere Aave. Aave, che anche lei oggi ha inciampato, meno 10%. Allora, a Aave c'è un livello di prezzo interessante che potremmo andarlo a riprendere se continuiamo a flettere così. Ve lo mostro sul settimanale perché origina da lì. È proprio 6712, questo qua, ok? Questa zona qua. Teoricamente è estendibile, adesso ritorno sul giornaliero, eccolo, anche a questi due top che secondo me, ecco, li ha sfiorati in questi giorni. In ogni caso, questa, ripeto, è una prima area di potenziale entry speculativo, a cui seguono anche queste altre due che avevamo marchiato in maniera abbastanza evidente i giorni scorsi, ovvero 5.2, cioè 5.300 più o meno, e questa zona 4.541 fino a 4.95, giù di lì. Quest'area qua e quest'area qua, che nascono da cluster o comunque livelli chiave di prezzo. Eventualmente, nel caso di ingresso speculativo, qua sopra si può dire, boh, lo stop loss lo vado a mettere o immediatamente in caso di perdita del livello stesso sul settimanale, perché vi ricordo che è un livello settimanale, quindi chiusura settimanale qua sotto, o altrimenti facendo uno step più in basso e andando a pescare il livello di supporto più in basso. Tuttavia, essendoci queste due entry area appena qua sotto, secondo me non ne vale la pena. Allora conviene quasi spostare la posizione, essere un po' più accumulativo, un po' più di swing di lungo periodo, tanto Aave è un, cioè performa bene in questo periodo, è ben impostata, e andare a incrementare l'entry con tutta quest'area, andando a mediare appunto il prezzo di acquisto a ribasso, e andare a posizionare lo stop loss ad esempio qua sotto, sotto quest'altro importante pool di domanda. Questo è un buon setup per Aave, anche di medio termine, diciamo, parliamo anche di mesi addirittura di posizione, perché poi la si tiene in ottica trend follower, tanto Aave, ripeto, è uno di quei progetti che secondo me ha molto da dire. Amici, stiamo parlando di 1:06 di live, quindi io vi lascerei in pace, che è venerdì sera e magari avrete di meglio da fare. Io ringrazio chi si è abbonato, vi ricordo che ci si può abbonare con Amazon Prime gratuitamente al mio canale Twitch, mi fate una piccola donazione, un modo per aiutarmi, insomma, per dimostrare gratitudine al mio lavoro, e io vi ringrazio veramente di cuore se lo fate. Detto questo, noi ci rivediamo come sempre lunedì, sempre qui, sempre live, sempre carichi, alle ore 18, come sempre lunedì 18, mercoledì 19, venerdì 18, e ci vediamo sugli altri canali social per qualsiasi cosa. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto su Telegram, perché lì pubblico sempre dei feed di aggiornamento, di notizie, di curiosità, e dove insomma spammo un po' più roba, però tra quelle robe lì io credo ci siano anche cose interessanti, quindi vi consiglio di seguirmi anche lì, tutti gli avvisi li trovate. Vi auguro una buona serata, sono proprio curioso di vedere cosa ci combina Bitcoin sto weekend, lo vedremo insieme, se ne vedranno delle belle secondo me. Di nuovo un saluto e alla prossima e buon weekend!